Con pochi soldi chiunque può acquistare virus in grado di prendere all'insaputa dell'utilizzatore il controllo dello smartphone. Vediamo insieme nel nostro Focus 24, poi una breve pausa e alle 21 di nuovo tutti gli aggiornamenti. In un mondo sempre più digitale e interconnesso nascono non solo nuove possibilità di comunicazione, ma anche nuovi problemi. La ricerca di un equilibrio tra sicurezza e privacy è una delle chiavi per la futura società civile. Claudio Agosti è un tecnologo etico, un programmatore responsabile che ha partecipato con il ruolo di Mr. X al documentario Nothing to Hide di Marc Meyassault e Michaela Gladovic sulla sorveglianza elettronica di massa, dove viene smentito il preconcetto per cui se non si ha nulla da nascondere, non si ha nulla da temere. Nel documentario, di cui vediamo alcune immagini, è stato utilizzato un captatore informatico. Il regista aveva comprato un tool da, diciamo, $30 utilizzato per fare sorveglianza. Quindi il suo stratagemma era di parlare con il suo coinquilino e di mettergli un malware, un captatore informatico nel cellulare, nel computer e poi a sorpresa portarlo in un cinema in cui due analisti avrebbero mostrato a lui come la sua vita è stata sorvegliata solamente utilizzando metadati. E quello che ho anche spiegato nel documentario è che noi abbiamo fatto uno sforzo di un paio di settimane per analizzare questi dati, ma le compagnie che analizzano i dati hanno molte più persone per molti anni e una volta che hai fatto il software lo puoi applicare su soggetti, uno o migliaia, a quel punto non cambia più niente perché il software è appunto scala. Quindi se già questo era inquietante in un documentario, la realtà dei fatti è peggiore. Quello che estraeva erano degli indicatori di movimento, di geolocalizzazione, i messaggi catturati, mentre i prodotti di sorveglianza più professionali hanno un meccanismo di infezione e di scaricamento da remoto. Quindi in tempo reale tu sai la vittima cosa sta facendo e puoi eventualmente cambiare quello che ha sul cellulare o modificarlo o prendere delle azioni in relazione a questa conoscenza in tempo reale. Veniva utilizzato proprio per fare, non so, purtroppo diciamo sorveglianza familiare o spionaggio chip. La vera domanda è quanto questo software è facile da ottenere. È molto facile da ottenere, nel senso che il regista l'ha comprato per $30. Sono tool purtroppo in vendita online, non c'è una vera regolamentazione che le vieti o se è vietato l'utilizzo malevolo, però non è che la produzione o la vendita sia vietata, quindi poi le cose vanno come vanno. Il captatore informatico è un virus che prende il controllo del telefonino. È stato introdotto con questo nome nell'ambito di indagine legale, ma il suo utilizzo è controverso? L'abbiamo chiesto a Enrica Priolo, giurista che ha partecipato a ePrivacy, convegno di informatici e giuristi, dedicato ai problemi della privacy nell'era digitale. Captatore informatico è una locuzione, secondo me, da giurista scorretta, perché è riduttivo rispetto all'attività che in realtà ha un cosiddetto Trojan Horse o malicious software, quindi un programma realizzato appositamente per fare attività che vanno ben al di là della semplice captazione, cioè compie tutte le attività di ricerca dei mezzi di prova, ispezioni, perquisizioni, addirittura copia e come dire, rapisce, porta via il flusso di informazioni ed è una sorveglianza che, come è noto, può essere fatta sia online che offline. Al convegno era presente anche il giurista Carlo Blengino. L'utilizzo di un captatore informatico anche a fini di indagine è un po' paragonabile alla tortura su un corpo che è il nostro corpo digitale. Nei nostri smartphone noi oggi abbiamo sostanzialmente la possibilità di ricostruire l'intera nostra vita e l'accesso in remoto ai nostri cellulari è oggettivamente una delle tecnologie più devastanti per quello che è la nostra privacy e il rispetto della vita privata. Il video che abbiamo appena visto ci disegna un mondo piuttosto inquietante, il mondo in cui oggi viviamo, un mondo in cui chiunque può acquistare in rete per pochi soldi un software in grado di spiarci attraverso lo strumento che consideriamo più intimo, il nostro telefonino.
non ci sono ancora difese legali sufficienti per impedire che questo possa avvenire. Noi ne parliamo con Riccardo Abeti, che è un avvocato esperto di privacy e di diritto delle nuove tecnologie. Sarebbe possibile bloccare la vendita di questi strumenti che noi immaginiamo possano essere solo nelle mani di alcuni servizi segreti, invece sono in rete a disposizione? Ma è un problema di globalizzazione. Il problema è che si potrebbero vietare, in alcuni paesi è vietato, ma in altri non lo è, e quindi o si impedisce l'accesso a queste aree del pianeta, che peraltro è una cosa cervellotica. Chi è che ne fa uso? Che tipologia di personaggio? Ma purtroppo la gamma è estremamente ampia, nel senso che partiamo dalle investigazioni per questioni familiari, passando per questioni ad esempio di spionaggio industriale, parliamo di utilizzi dell'autorità pubblica, ad esempio per le intercettazioni di determinate fattispecie di reato come la criminalità organizzata, e il problema è che è un gioco, cioè percepito come un gioco, quindi una volta che viene che l'accesso è facile, come abbiamo detto, in termini economici, in termini anche di facilità d'uso, e poi è alla fantasia delle persone farne uso, insomma. Scarsa consapevolezza del valore che possono avere i nostri dati, anche i dati più intimi, più elementari, la vediamo attraverso l'uso che tante persone fanno dei social network commerciali. Ci mettiamo in vetrina non consapevoli che le informazioni che condividiamo volontariamente poi possono essere usate anche contro di noi. C'è un tentativo da parte di comunità di hacker, diciamo così, di libertari, di creare dei social network diversi, dei social network che siano ispirati invece a logiche di pura condivisione, senza la possibilità per nessuno di prendere questi dati e utilizzarli commercialmente. Cioè, le community ce le abbiamo da forse 25-30 anni. All'inizio erano righe di comando, si scambiavano semplici frasi di testo, eccetera. Il fascino è stato conferito anche a fine di stimolare una produzione di idee, ma anche di condividere, di rendere accattivante. Quindi il rendere estremamente semplice i social, e quindi cercare di fuggire alla logica commerciale, se vogliamo, lo ritengo un tentativo che può aver senso per certi tipi di comunità scientifica, comunità comunque con una forte aggregazione. Perché questo? Perché il meccanismo nel momento in cui non ha più uno scopo di mettersi in evidenza, fare show delle proprie capacità, eccetera, diventa un qualcosa di estremamente scientifico. Faccio un esempio: Twitter è nato come un qualcosa di estremamente asciutto. Poi però si è dovuto necessariamente evolvere con immagini, video, perché era talmente elementare che poi alla lunga faceva fatica a rispondere a certe logiche. E allora vediamo questo ultimo servizio che ci fa vedere il generoso tentativo di sfuggire a questa logica, e vediamo quali sono i risultati che sono stati ottenuti. Non esistono solo i social network commerciali, ma anche i social autogestiti. In particolare Mastodon, piattaforma di software libero nata nel 2016, che può essere installata da chiunque per creare una rete sociale funzionante con post brevi, foto, followers e rilanci. Ne parliamo con Silvia Semenzin, dottoranda in sociologia digitale. Prima di tutto è stato quindi interessante vedere come funzionava l'iscrizione al social network, che già di per sé è molto particolare, perché non ti iscrivi al social network direttamente, ma ti iscrivi a quelle che si chiamano istanze, e ogni istanza è specifica per una certa community. Per esempio mi viene in mente le community LGBT, possono utilizzare Mastodon per creare una sorta di quello che si chiama safe space, no? Cade dunque l'utilizzo dei dati degli utenti, che diventa discrezionale per ogni istanza, come mostra questo video animato realizzato dalla comunità di Mastodon.social. Un safe space, uno spazio sicuro, si può ottenere in un contesto di possibilità tecnica e di condivisione di alcuni valori tra i partecipanti, come ad esempio il rispetto e la reciprocità. Ciò non è scontato sui network commerciali e la piattaforma tecnica non è neutrale.
Ad esempio, un recente scandalo ha rivelato come Facebook cedesse alla società esterna Cambridge Analytica i dati delle persone che venivano segmentati per categorie, allo scopo di inviare informazioni mirate a indirizzare il voto alle elezioni. L'amministratore delegato, Alexander Nix, è stato travolto dallo scandalo causato dall'inchiesta giornalistica inglese, di cui vediamo le immagini, la quale ha rivelato come i mezzi di manipolazione del consenso andassero ben oltre l'uso dei dati, addirittura fino al ricatto verso i politici scomodi, usando sex workers. Questo scandalo ha segnato un momento storico e ha cambiato la percezione pubblica nei confronti del grande social. I social network commerciali sono una proprietà privata e non sono gratuiti. Anzi, commerciano i loro utenti, i loro dati, come confermato dalla recente audizione al Senato americano di Mark Zuckerberg, seguita allo scandalo, dove il fondatore di Facebook risponde alla domanda su quale sia la natura del suo lavoro, che è la pubblicità. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. That's great. In Mastodon non c'è pubblicità e ogni istanza è in grado di federarsi con le altre in quello che viene definito Fediverso, universo federato, permettendo agli utenti di scambiare messaggi tra loro senza che ci sia una centralizzazione. Il concetto di privacy è proprio fondante del social network alternativo. Il collettivo femminista Ambrosia di Milano ha scritto il libro Smagliature digitali, riflessioni sulle relazioni tra corpi e tecnologie, e assieme al collettivo Lab 61 hanno poi creato un'istanza di Mastodon chiamata Nebbia. C'è una dimensione conseguenziale nel tentativo di trovare degli strumenti poi che diano corpo alle cose che scriviamo nel libro. Non lo so, mi è capitato per esempio l'altro giorno che delle ragazze giovani che hanno creato un collettivo in statale che stanno leggendo il libro mi dicevano sì, ma poi praticamente quindi che cosa facciamo, no? E Mastodon è codificabile e gestibile. Ogni istanza è locale, ma si può federare con le altre. Sono nate diverse istanze Mastodon in Italia. La prima è stata Bida di Bologna e ne esiste anche una a Torino chiamata Cisti. Mastodon è software libero. C'è questa bellezza di poter utilizzare le nostre capacità per cambiare il codice, perché il codice è libero. Possiamo pensare anche di cambiare certe cose all'interno della macchina social network. A noi piace considerarlo ancora come un esperimento, però nel divertimento di questo esperimento abbiamo pensato che ci sono alcuni atteggiamenti un po' tossici dei social network, che sono ad esempio quelli della popolarità. Quindi sapere quante persone ti seguono, quanti mi piace, quante stelline, tutte queste cose. Perché ci focalizziamo sul numero? Perché se è popolare allora lo seguo? Non ci piaceva questo concetto, lo volevamo rompere un po', quindi abbiamo messo questa regola in Mastodon che non mostra il numero, ma mostra un numero per tutte le persone, che è il 42. Tutte le persone su Cisti, nell'istanza Mastodon, avranno 42 come numero di persone che segui o quale sei seguita, quindi vuoi sapere quanto è popolare questa persona? Non lo puoi sapere al volo, però puoi sentire che cosa dice questa persona se ti interessa, e se ti interessa ci rimani e la segui, se no lasci e segui qualcun altro. Non avere paura di me.